Lo vedi sul canale? Sì. Sul canale non aprite questo blog? Mio, sul mio, sul mio, sì. Perfetto, vabbè, la si va. Vai! Allora, quindi siamo qua, Resident Evil 7, no, sì, Resident Evil 8, ma guardiamo il riassunto del 7, ok? Va bene, va bene, va bene. Vediamo. Ok. Cosa dire? Mi chiamo Ethan. Ethan Winters. Gli eventi a casa dei Baker risalgono a 3 anni fa. Stavo cercando mia moglie che era sparita. Avevo una sua mail. Voleva che andassi da lei e sono finito in un posto sperduto in Louisiana. Ho trovato Mia. Era prigioniera in uno scantinato buio. Era fuori di testa. Mi ha attaccato come un animale selvatico. Poi ho scoperto che era stata infettata da una specie di muffa. Ho cercato in tutta la casa un antidoto, un vaccino o qualcosa. I suoi abitanti erano già infetti. Quel che ne restava non era umano. A causarlo un'arma biologica con le sembianze di una ragazzina. Si chiamava Evelyn. Ho combattuto contro la famiglia e mi sono procurato un siero per curare Mia. Poi Chris Redfield e i suoi sono arrivati e ci hanno salvato. Può bastare. Non voglio parlare mai più di quello che è successo. Ora è finita. Ok. Ah, è già finito? Sì, questo è... Ma, tutto chiaro. Okay, quindi questo qua è un... questo gioco qua, l'8, è un sequel di quel gioco lì, se no non c'è... Allora, praticamente, col 7 hanno cercato di ributtare la serie, cioè di ricominciare dall'inizio. Ah, ok. In realtà non così ufficialmente, nel senso che il 7 in realtà iniziava come Silent Hill, ok? Infatti era stato criticato all'epoca per questa cosa. Poi alla fine del gioco, vabbè, a parte il fatto che c'era sempre questa questione del siero, del virus, quindi questo era un legame diretto con Resident Evil. E poi alla fine del gioco, nell'ultima fase, saltava fuori Chris Redfield. Se ti ricordi da Resident Evil 1, Chris Redfield era uno dei due personaggi che potevi utilizzare nel primo Resident Evil. Ti ricordi? Sì, sì, ecco. Sì. Qual è la particolarità di questo reboot? Che in pratica Chris Redfield, quando si presenta a salvarti alla fine del gioco, si presenta con un elicottero con sull'insegna della Blue Umbrella. Ciao Thomas. Va bene. La Blue Umbrella praticamente era... non so, sembrerebbe che praticamente in questo reboot l'Umbrella sia buona invece di essere cattiva. Ok? Vabbè. Ho capito. Vabbè, dai, iniziamo. No, era per capire... Cioè, se mettono il riassunto del 7 vuol dire che è chiaramente un seguito, è collegato. Sì, però dai. Cronologicamente non è il 7. Vabbè, comunque, dai. Mettiamo normale, va bene? Facciamo in mezzo. Dai, così non ci incartiamo troppo. Allora, introduzione. Tanto tempo fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca.
Apparve allora il gran pipistro. La salutò con calore, mordendosi un'ala. «Vieni, bambina, placa la tua sete», le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. Vieni, ma è il gioco giusto. Riscaldati, le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. Vieni, bambina, riempiti lo stomaco. Sì, infatti. Non lo so, non mi... Sorrise con gioia. Ma immagino. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega, tenebrosa e regale. Mi ha spiazzato proprio sta roba. Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più, ringhiò. Di più, ora ci è dovuto. Vedi, non c'entrava un cazzo. Venne imprigionata in uno specchio. Ecco. Dorme. Ora dorme. Perché una storia così inquietante ha soltanto 6 mesi? In libreria hanno detto che è tradizionale. Comunque, vedi, il villaggio delle ombre. Una favola del posto. Per cui... Comunque, Rosa non mi sembra turbata. E te credo, con l'età mica capisci. Grazie. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato. Le donne non capiscono. Ricordo benissimo. Coglione. Sei solo paranoico, Ethan. Non è... Lascia stare. Scusami. Vabbè, ma sei già uno zerbino. Sono solo prudente. Allora... Vabbè, lei nell'altro gioco ha tentato di uccidere lui almeno 5-6 volte, perché impazzita. Perché era impazzita, giusto. Vabbè, come tutte le mogli alla fine. Le mogli omicide. Tranquilla, Rose. Tua madre non vuole ricordare. E non la biasimo. Vai. Ok, allora. Hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto. Ok. Lei gli fa anche brutto. Hai detto qualcosa, eh? Stai attento. Sigarette della bambina. Vabbè. Sì. Vabbè, quindi siamo a casa di Ethan e Mia. Qui ci beviamo un buon piano. Quando sarai grande, brinderemo insieme, ok? Quando sarai grande, vabbè, ci ha detto di metterla a letto, quindi io. Cosa dice? Andrei a metterla. Ma scusa, posso fare già una critica? Sì, vai, dimmi. Ma quanto cazzo sono grosse le bottiglie di vino? Scusa, inquadra la tipa. No, no, vai dalla tipa che vedi bene. Una... No, guarda la tipa, scusa. Vai dalla tipa, guarda le bottiglie di fianco a lei. Ma che cazzo sono quelle del Capodanno? Quelle di Gran Premio. Esatto. È vero, devo dire che... No, ma la grafica è bella, Però sta cosa delle bottiglie non è più film potente. Beh, però guarda, cavoli, cioè, se guardi tipo la... Ehi, che fa signor Winters? Che faccio? Vabbè, dai, portiamo a dormire questa bambina, così magari entriamo un po' nel vivo. Tra l'altro, adesso non vorrei dire una cavolata. No, forse la dico. No, è uguale alla casa di Psycho. Vabbè, sono tutte così le case. Americane hanno la... L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. C'è sempre un posto dove devi cadere giù dalle scale. Ma se non capisce un cazzo. Ma l'hai detto pure tu che non capiva niente della favola. Perché adesso cambi idea? Io e la mamma adoriamo questa canzone. Ora partono gli SDC. Ma così la svegli, rincoglionito. Ma no. Allora, vediamo. Tu cosa dici? Di qua?
No, vabbè, no, vai dove vuoi. Ma poi non sai com'è casa tua, scusa. Ah, ma questo è il cesso. Esatto. Buttala nel cesso. Butta la bambina nel cesso e finiamo il gioco quasi. Qua. Ci siamo quasi. No, comunque la... è bella la casa, è fatta bene, dai. C'è appunto quel piccolo... cioè, questi ambienti sono... Vediamo il dettaglio se è fatto bene. Vediamo se andiamo contro la palla si muove. Ma si immagino di sì. Sei mossa. Il cubo? Anche il cubo. No, il cubo no. No, si mossa anche il cubo. Va bene, cuna, vai. Vai, falla cadere dall'alto, però. Ecco, tesoro mio. Non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ma scherzi, perché alla fine è solo un ammasso di poligoni. Di tanti poligoni, ormai. Ok, allora andiamo di sotto. Ah, adesso mi posso muovere molto più velocemente, perché non c'ho il bambino. Perché c'è una musica tipo ristorante cinese? Perché sotto? Lei si sta preparando la cenetta romantica. Mm. Perché hanno dei cassetti vuoti? Cioè, esistono delle case dove i cassetti sono vuoti? Dove, ma che poi non c'è dentro proprio niente. Esatto, non esistono. Guarda, che ho fatto in tavola. Cos'è? Cosa sono? Ma cos'è? Che roba è? Ma... Madonna. Che tremendo. Però il parquet è bellissimo. Attenzione. Tutto a posto? Sì, dorme come un bambino. Dappertutto, là c'è il polpettone. Mm, che buon odore, che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume. Come ciorba! Wow, ti stai integrando bene, ciorba, vero? Nell'occhio. Anche il vino è di qui. Ciobra. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Ah. Devi smetterla di preoccuparti. Cioè, al collo della bottiglia è incredibile. Ritrovarti in Louisiana, se la danza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà davvero? Tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Che cazzo è stata? Mia! Ma io mi son... Sta giù! Uno sparo. Ah, uno sparo. Oh, la madonna. Che inizia pesante. Mia! Oddio! Chris, ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Minchia, che flash. Vabbè, dai, era iniziato. Parte subito la bomba. Hanno fatto il contrasto della fiaba bartoniana con... Forza, cammina! Perché l'ho fatto? No? Via libera. Rose, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Consegna al sicuro. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan, no. Rose. Fuori di qui. Lui non era cattivo, no? La serie originale di Resident Evil è il buono, invece in questa sorta di reboot, remake, chiamalo come vuoi te, non si capisce se è buono o se è cattivo. Capito. Pronto? Un po' di pubblicità all'iPhone. Dottoressa. Salve, signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo, ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro.
Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, sto cazzo. Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due. Penso a te. E non capisci. Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami. Coraggio. Merda. Devo rispondere. Work, no? Jacob Work. Vabbè. Potrei... Vabbè, quello era un flashback, no? Sì. Ah, questa è una foto. Siccome lei era stata infettata dal virus... L'hanno seccata. L'hanno seccata così e la figlia chiaramente... C'ha il virus. C'ha il virus o... La vogliono analizzare, la solita solfa. Su due piedi potrei dirti... Potrebbe essere l'antidoto? Così? Cioè, vediamo se azzecchiamo a 5 secondi da minuto. Di cosa stai parlando? Dov'è Chris Redfield? E Rose? Questo è un canale riservato. Cazzo. Che diavolo è successo qui? Allora. Ma sì, ma all'inizio sarà così, no? Poi... No, sicuramente per metterti l'angoscia di essere in questo... Insomma, sei in un posto che non conosci, ti muovi lento, deambuli tutto storto... Fico. Sì, alcuni ramoscelli sono un po' pacco come sono fatti. Però mi piace. Ah, bello questo. Non lo so, se metti la mano sul filo spinato. Ma stai andando a caso? O c'è un percorso? Sto andando dritto. Per quello che sembra un mini corridoio, Comunque direi che anche questo. Anche questo inizio è un po' copiato da Silent Hill quando arrivi a Silent Hill. Porca la... Cos'è? No, cos'è, oh? No, i piccioni. I piccioni. Minchia, i piccioni strozzati. Ma hai fatto venire in mente che magari stasera mi guardo gli uccelli. Non gli uccelli inteso i piselli della gente. Intendo il film di Hitchcock. Ma perché strozzare degli uccelli? Ehi. Ti sei cagato? Allora. Ma che verso fanno questi corpi? Vabbè. Probabilmente non sono così naturali, Non sono veri corvi. Il mondo di Biohazard è sempre tutto un po' geneticamente modificato. Ah, giusto. Per esempio, Biohazard... Lo chiamano solo i boomer, Biohazard. Un po' hai ragione. Nero. Allora, qui c'è una porta molto invitante, direi. Sì, ti viene proprio voglia di entrarci. Non vedevo l'ora. Ole. Piano piano. Non si vede assolutamente niente. Allora. Un bel cassetto.
Vuoto. Vediamo se è vuoto. No, c'è più roba qua che non è casa abbandonata. Che in casa loro dove era tutto arredato. Corda. Ecco, vedi, io ad esempio queste cose non le capisco. Io se fosse una corda l'avrei presa. Così, una corda... E così dopo mezz'ora di gioco c'hai 3000 cose addosso. Certo, in montagna non servire una corda, non so dove sono. Vai, apri. Ecco, c'è da chiamare l'idraulico. Ah, guarda che finezza. Ah. Questa è la piantina tipica di Resident Evil, però so. È una finezza. Dai. Ma è quella che ti ridà l'energia. Bravo, bravo, esattamente quello. Però è secca, quindi non ce n'è di energia. Ah, ma che buio. C'erano delle boccette. Popper. Beh, dai, sono fatti bene tanti dettagli, però, eh? Non è male, fa molto... Fondamentalmente ti caghi sotto perché non vedi niente. Cioè, fondamentalmente sì. Il trucco più vecchio del mondo, cioè, fai tutto buio e ti metti da solo l'ansia. Adesso per dire se spunta fuori qualcosa io mi cago. No, è vero, io non potrei mai giocarci tipo da solo al buio di notte. In realtà è il più bello di tutti, eh. Cioè io il 7 l'ho fatto così, però ti assicuro che mi svegliavo di notte di soprassalto. Cioè facevo così, cioè, nel senso che... Perché te lo sognavi pure? Un pochino sì. Minchia. Però è stata, almeno il 7 a me ha fatto veramente tanta paura. Guarda, ci sono... Vediamo, un portafoto, vai. Tac, la Madonna incoronata. Bravo, proprio incoronata, cioè c'è proprio anche la corona. Guarda, il dettaglio della luce sopra, guarda. Che ma no, beh, è bello, no, è bello, ah, è bello. Ma senti, ma non è che si può aprire? Sai che gli oggetti poi si possono aprire? Stai attento, magari. Sì, no. È possibile, ma... Cioè, hai fatto l'osservazione giustissima, però non è questo il caso. Ti pareva? Perché mi sa che siamo ancora in una fase introduttiva. Ecco. Vai. Vabbè, questa non faceva paura, dai. Sto che sì, cagata. Ma perché magari invece... E come si chiamano quelle mosse Kansas City, capito? Adesso c'è il topino. Sì, e poi dopo invece c'è un altro jump scare bravo. Dopo. Bravo. Sì, no, in effetti c'è. Ecco. Che minchia è? Stai tornando indietro. Vabbè, ma non posso andare più avanti. Indietro. Oh, Frina, nuovo follower. Ciao, Frina. Benvenuta. Non siamo. Ma io ho perso il senso dell'orientamento. Dove... Sto tornando indietro, vedi, prima ero sceso in cantina. Ah, ok. Comunque non siamo da ciao, soli. Ciao Frina, grande. Oh. Ah, guarda, ce l'ho messo questo. Brodo. E mo? Faccio un recap. Stiamo giocando, vabbè, c'è nel titolo Resident Evil Village. Ai comandi c'è il buon taglia. Io sono qua solo come spettatore per criticare le texture e i modelli del gioco. No, dai, sto sangue è fatto bene, dai, no, cosa ne dici? È stato benissimo. Cos'è successo? Sei un cretino, è successo. Chi è che ha fatto il buco? Il buco prima non c'era. Ah, sei la compagna di Dani Iron Fist, grandi che ci state guardando. Ciao Dani, mitico. Vedi, dimmi tu se la corda la prenderesti tu a questo punto.
Ma cosa ci faccio? Bondage? Però magari, capito, la uso... Se no, ma scusa, non puoi impiccarti e finisce qua il gioco. Potrebbe anche darsi, eh? Allora, ci avventuriamo all'esterno, vediamo un po'. Nel frattempo mi sembra che stia albeggiando. Ricapitoliamo. Ci hanno ammazzato la moglie. Ci hanno dato una botta in testa. Siamo in Romania, abbiamo esplorato una casa fino alla cantina, abbiamo trovato un cazzo e ora stiamo uscendo. C'è qualcosa che presumibilmente ci sta seguendo, perché prima ci seguiva e invece adesso è davanti a noi, perché ha sfondato il muro della casa e... Ma sì, sì. Sarà uno di quelli che ti vogliono far cambiare contratto di luce e gas. Potrebbe darsi. Ti seguono ovunque. Ormai sono diventati la Madonna. Cazzo, il castello del conte Vlad. Ma io lo sapevo, ma qua è tutto sui vampiri, dai. Vampiri o streghe? Tutta roba. No. Secondo me è tutta roba di... Cosa ne dite, Frina e Dani? Frina, come ti chiami in realtà? Se ti chiami veramente Frina, faccio una figura di merda. Come per dire, non è un vero nome. No, io adoro i vampiri, io spero che sia una roba di vampiri. Sicuramente ci saranno mille robe. Ma è vero che in Resident c'è sempre una cozzaglia di roba. Ma è vero anche che un gioco, se non ci metti un po' di varietà, poi... No, cioè non è che puoi fare un gioco solo... Questo si rifà tantissimo al Resident Evil 4 come ambientazione. Quello che era anche quello in un paese dell'est, no? Tipo... Dove non c'erano proprio dei veri e propri zombie, ma c'era... Ma poi scusa, per la paura dello straniero che c'è anche in Italia, è da considerarsi un horror. Cioè la gente che ha paura dei rumeni, ha paura degli stranieri, si gioca con Resident lì a posto. Ci siamo con Francesca, grande. Piacere di conoscerti. Ci siamo collegati adesso, grande. Infatti ho cercato di farvi un riassunto, ma non è che ci sia molto da dire, appunto. Ci siamo risvegliati in un posto. Non c'è nessuno. Vediamo un po'. Qui non c'è nessuno. Una serratura è facile da scassinare. Facile, cioè. Scassiniamo. Per te che sei nato ladro, non per me. Guarda che appetito qua. Buono, buonissimo. a giudicare dai danni che ci sono nelle case... Qualche bestia. Qualche bella bestia. Poi c'è sempre... guarda, c'è ancora... Questo è come il Teomondo Scrofolo, che c'è sempre in tutte le... C'è sempre in tutte le trattorie. Vabbè, anche qui la Madonna incoronata è... Dai, ma trova qualche arma. Adesso ci... Cazzo, vai, corri, vallo a prendere. Hai paura? No, dai, dobbiamo... No, io mi fido di te che sei più esperto di giochi. Io sarei... Giochiamo un po' di ruolo, dai. Dai. No? Sì. No, io sarei... Infatti io te l'ho detto, io muoio subito perché non... Cioè faccio le cose che... Cazzate. Lì c'è della birra. Buona. Sembra veramente gigante. Il villaggio. Intanto approfitto per chiedere a chi è collegato, Dani, Francesca, se si sente bene, sia il gioco che noi, se si vede bene, se tutto ok. Se mi vedete tutto rosso è perché oggi sono stato al parco e ho preso una marea di sole, quindi non è un problema video. Questo cos'era, un porcilaio? Cos'è? Ma io sento dei rumori tipo di maiali. Sì. Sono messi a caso. Qua c'è un pozzo, vediamo. Serve qualcosa, No, io sai che un gioco così non riuscirei mai ad andare avanti. Perché? Perdo il senso dell'orientamento. Tu sei molto più sgamato. Mi trovo bene in questa condizione dove guardo e basta. Ah, questa è della porcellana. Vedi, anche tu ti... È facile perdere... Perché non... All'inizio... Eccolo, tiragli un sasso. Purtroppo non posso. No, guarda, c'è una citazione di The Walking Dead.
Do not enter, walk inside. Dead inside. Do not enter, dead inside. Okay. È una citazione di The Walking Dead quella. Boom. Ci piace la neve? Sì, devo dire di sì. Fatta bene, vero? Sì, sembra Barella. Destra, andiamo a destra. Questa la capiranno in pochi. Cosa mi dici dello scudetto di... Io tolgo proprio l'atmosfera. Dell'Inter. Cosa mi dici dello scudetto dell'Inter? mentre siamo in mezzo ai mostri, cosa ne pensi di... Dico che dei campioni d'Italia? Mi spiace, guarda, dello scudetto dell'Inter sono anche contento, mi spiace solo che l'avete vinto con Conte. Sì, è vero. Perché io odio Conte. Torniamo ai mostri, va, maledetto Conte. Io odio Conte, quindi... Cioè, odio Conte molto di più di quanto odio l'Inter. Per cui... secondo me Conte potrebbe essere tranquillamente un boss finale di questo gioco. Ah, ok, siamo usciti qui, va bene, andiamo di qui. Si sente bene, grazie ragazzi. Diteci anche se facciamo pena come gamer. Grazie, ma ci sono le capre? Dove ci sono le capre? Sono teste di capre. Minchia, qua andiamo su satanismo pesante. Teste di capre. Comunque, cosa hanno fatto? Hanno tagliato la testa alle capre e le hanno appese. Cosa devo... cioè, ma questo è un po' scemo comunque. Beh, ma, perché deve fare un po'... ma forse il gioco è rispondere alle domande idiote che fa il personaggio. Ma c'è della musica, eh? Qua ci sono dei rom che stanno facendo una festa, secondo me. Qua c'è gente. È chiusa. C'è le galline, però, eh? Ma poi cazzo c'hanno un simbolo d'oro sulla porta di un pollaio? Eh sì, vabbè. Una cassa e tre fisci. Potrebbe rompersi con un po' di forza. Potrebbe. Ho un coltello, vedo. Bene, abbiamo il coltello. Oh, finalmente un'arma. Bene. Ora possiamo scaldare il mofu. E tagliare il salame. Anche. Soluzione. Raccogli. Bene. Soluzione. Intanto vediamo, con l'inventario. Ah, ok. Fico. Questo è l'inventario. Quella è la salute. Tesori, risorse. E qui è per combinare le cose, per creare oggetti che possono esserci utili. Saranno scappati via all'improvviso? Secondo me sì. Ma che cazzo c'è lì dentro? O è il riflesso? No, è tipo del brodo. Sono rape? Cosa sono? Allora, guarda, adesso posso farti dire. Vediamo, allora, se si spacca la bottiglia è un bel gioco. Se non si spacca... Ma non è vero! Invece non si spacca. Ma non può essere che non si spacca, dai. No, veramente non si spacca! No, non si spacca. È tutto renderizzato come il primo Resident Evil. No, possiamo dire una cosa nel frattempo che tu cerchi di scoprire come venirne a capo? Che qua devo aprire. Quindi... vediamo se si taglia la tenda. No. Vabbè. Qui c'è un filmato, attenzione. No, calmo. Oh madonna, che spavento. Che sei? Chi ti manda? Nessuno. Prima spari e poi chiedi. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? Madonna, ha fatti bene i modelli, però, eh. Oh no! Arrivano! Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma! No, perché dovrei? Prendilo!
dimmi cosa c'è là fuori. Però mi intriga. Vuoi ascoltarmi? Ehi! Lo sapevo. Ma cosa? Ma cosa cosa? Se l'ha mangiato. Merda! Un cadavere. Madonna mia, sei proprio scemo. Ce ne sono altri. Allora, per adesso lo soprannominiamo Ovvioman. Okay. Vabbè, dai, poverino. Mamma. Posso dire una roba che volevo dire prima? Cosa volevi dire prima? Un po' in questi anni si è un po' perso poi lo stile, il gusto dei primi Resident, oh, alla fine. Vabbè, dai, ne parliamo dopo. Tipo alla fine del fine del gioco. Cos'è quello? Vabbè. Tu volevi il sangue che usciva dai cadaveri o comunque. Cristo santo. No, comunque giocarci da solo mi cagherei. Tipo da solo al buio mi cagherei sopra. Cosa è successo a questo posto? Occio. Dici cosa? C'è qualcuno nel fondo, guarda, lo vedi? Che respira. Oh, madonna. Minchia, che figo. Gli ha staccato un dito, due dita, non lo so. Merda! Ma che cazzo era? Un vampiro. Ok, no. Io scontro. No. Dai, dai, non morire. Mira. Figa, il primo è andato proprio fuori. Aspetta, aspetta. Minchia, per fortuna abbiamo messo normale. Grande taglia. È morto? Ma che cazzo? Sì, è morto dentro nel... ha glitchato. Ma sì, un bacino sulla bua e passa tutto. Ok. Ce l'hai un cerotto adesso? Sì, no. Più che altro abbiamo una ferita da morte tipo tra 10 minuti. Sì, esatto. Ma nei videogiochi, nei film non succede mai questa ma cosa. Ma in realtà questa cosa tipo nel 7 già succedeva. E proprio ti staccavano una mano. Cioè proprio andavi in giro. E secondo me la fanno per farti tipo, per infliggerti, per metterti nello stato d'animo del dolore tipo. Fluido chimico per sballarsi. Oh, la piantina, guarda. Dai, mangiala. Pianta verde. Ma tipo adesso hai energia, come sei messo? Adesso andiamo a controllare subito. Aspetta, fammi controllare qua come la faccenda. Vediamo, allora. Siamo su verde ancora. Puoi creare oggetti nel menu crea. Combina i materiali per creare nuovi oggetti. Se facciamo il fluido chimico più la soluzione medica. Ah, ok, vedi, adesso abbiamo fatto un altro. Due abbiamo fatto. È vinto pure un... un achievement. Un badge. Va bene, abbiamo fatto... sì, ho preso una medaglietta. E quindi mo non si può esaminare il cadavere del mostro? Andiamo a vedere. No. Non abusare del povero. Non voglio abusare. Allora, interagisci. No. Serve qualcosa. Ok. Quindi bisognerà cercare qualcosa. Provo a rientrare in casa. Ma tipo i proiettili quanti ne hai? 6 ancora. Ok, ho dato il tronchese per. Per fare giardinaggio. No, per
che per spaccare la catena, immagino. Trocchese, un oggetto. Minchia, che enigmi. Io non ci sarei mai arrivato, sarei rimasto chiuso qua dentro con un tronchese in mano. Oh, libertà! Ci piace l'acqua? Sì, diciamo di sì. In realtà poi non ho neanche messo la grafica al massimo, che siamo al 70%. Secondo me poi una buona grafica deve essere anche bella, anche non pompandola al massimo. Perché è anche una questione di... cioè, diciamo, di art direction, no? Sì, art direction mi sembra incredibile già da così. Sì, sì. C'è anche di escamotage per non dover sfruttare sempre... Infatti, tipo, questa roba qua, vedi, non è... Cioè, è un'animazione su un poligono, questo. È proprio una roba... È un filmato che va su un poligono trasparente. È una texture increspata che corre in avanti. Sì, sì. Un altro bel cadavere che viene portato via. L'hai visto? Sì, no, ci ho sentito. Era uno trascinato dentro. Ma con sei colpi muori adesso, se ne becchi un altro. Stai calmo. Oh, non sai con chi hai a che fare, scemo. Magari li trovo. Uè, Luca Marotta, grandissimo. Stiamo giocando a Resident Evil 8, quello con le MILF. Cioè, hanno mandato in giro queste immagini con le tettone. Comunque... E infatti Italia hanno mandato in giro le immagini con le tettone e io sono qua a giocare al gioco, cioè se no col cavolo che l'avrei cagato. Vai, dimmi. No, hanno fatto stamattina, vedevo in internet che hanno già fatto una mod dove per le tipe nude. Le tipe nude, sì, che puoi giocare con le No, vabbè, dobbiamo troppo giocarci. Allora abbiamo fatto bene a farcelo mandare per PC. Che è più semplice metterle in modo, no? Assolutamente no. Tra l'altro ringrazio Coach Media che ci ha mandato il gioco per provarlo e tra l'altro domani ricordo che c'è la live con Midnight Factory che è l'etichetta di Coach Media, quindi non mancate, live non qua però dal mio amico Alessio di Ore di Orrore, sempre su Twitch, venite tutti qua. Speravo ci fossero fine della pubblicità. Scusami. Vai. Speravo ci fossero delle munizioni. Comunque, per rispondere a Luca, il gioco mi sembra figo di grafica. Qualche errorino c'è, ma cioè, stiamo parlando di una quantità di ambientazioni per un quarto d'ora di gioco. Già una marea di ambientazioni abbiamo visto. Ah, ok, munizioni. Ah, ottimo. Le appena ritrovate arrivano, cazzo. Ma secondo me è un gioco che se giochi da solo te la fai proprio addosso. Fai sbarrare entrate? Come fai? Ah, ok. Praticamente dove ci sono... Ho notato che dove ci sono gli scoccini gialli, di solito... Si può fare la interazione. Grande. Volevi le munizioni. Volevi. Te l'ha messo lì lui proprio. Oh, spa. Ma è fermo? Cos'è? È un cadavere. Ah, è un corpo? Mi ha tirato un corpo dentro dal tetto. Ma cosa sono? Vampiri, lupi? Sembrano dei mezzi lupi mannari, cioè dei lupi mannari in una forma di formaggio. Cazzo, sono circondato. Ma no, aspetta! Sto andando nel panico io per te.
Vai, taglia, così ti voglio aggressivo. Si carica. Morto. Quanti te ne sono rimasti di colpi? 9? Aspetta. Sono finiti? Sono finiti, ma erano solo, ce n'erano 20 qua. Ma non gli altri facevano il tifo, mi sa, erano fuori. Salve. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Ma io sarei morto 20 volte. A casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti? Oh, vedi che dice, vedi che è ovvio, man, lui. Sopravvissuti? Sì, tu sei un sopravvissuto. Dico, guarda che stile che c'è il sangue sulla pistola. Lo vedi? No. Non si vede tanto. Vedi? Ma perché tu hai la risoluzione più figa. Lo vedi adesso? Guarda, sulla pistola. Posso dire sì per farti contento, ma non lo vedo. Ah, non lo vedi? Okay. Allora, il problema è come usciamo di qua. Vabbè, sì, chiaramente... Riapriamo di nuovo. Rispostando cosa? Mamma mia, che brutta ferita. Dai, Luca, fammi sapere se compri il gioco e taggami. Così sembra che l'hai comprato grazie a me, ma non è vero. Ah, tra l'altro, alla fine loro mi spaccano tutti. Cioè, vado dove loro spaccano. È chiuso dall'altro lato. Questo è un classico, è chiuso dall'altro lato, no? Sì, anche sì, nel Resident 1 è una citazione. Era tutto un gioco di chiuse. Esatto. È un omaggio a Resident 1. È chiusa dall'altro lato. Tutto il gioco per aprire sta benedetta porta. Cosa? Lo vedi là sopra? Oh, mamma mia! E adesso come facciamo? Però non si comporta come un lupo mannaro, è strano. Sì, ma sembra... Sai chi è che mi ricordano? Gli Urukai. Sai gli Urukai, quelli di... Sì, quelli di il Signore degli Anelli. Sì, ma ti ricordano un po' gli Urukai, come sta? Ma come aspetto, sì, come corporatura, sì. E qui c'è un altro. Ma c'ha una mazza? Sì. Guarda che ovunque vado... Lì ce n'è una curerà. Ma poi tu hai tipo solo 9 colpi? Sì. Allora, non c'è un passaggio sotterraneo? No, cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Ho usato una medicina. Ah, con questo si para? E cosa pari? Questi ti staccano le dita, che cazzo devi parare? Lo so, c'hai ragione. Volevo capire... Se tu gli metti le mani davanti, questi te le mangiano. Volevo capire... Ah, ecco. Ah, ok, si mette lì. Perfetto. Ora ho capito. Ok. Okay. Cosa fai col coltello? Cerco di risparmiare colpi. Vediamo se col coltello. Non sono deciso da quale andare. Che ce n'è uno. Ah, tu dici provi la tecnica dello sfondamento. Beh, ma magari capito Tarello. Mi fico. Beh, quello ti salta addosso. Ma Tarelli dove vai? Non so, mi bosco in casa, visto che non sei entrato. Ma guarda che l'ha visto. Ciao ragazzi, grandissimo NQB, oggi tutti a giocare a Resident. Ciao Zecro. Ma qua sopra, ma è pieno! Ma no, ma non ti ammazzano. Cosa non mi ammazza? Che facciamo? Cioè, devo... No, muori. Ho deciso che morirai. Magari non ti fanno niente, ma avrebbero già potuto attaccarti. Non lo so. Oh! Minchia, che paura. Ma si allontana da te! Perché vede che c'ho l'arma, probabilmente. Il coltello e dice... No, si allontana da te. Allora avanza. No, ok, allora di qua se ne sono... Perché andati. Si allontana? Di qua se ne sono andati. Vuoi provare anche a cacciare gli altri? Vediamo. Anche se questo non lo vedo tanto per la qua di essere cacciato. Vediamo di girarci. No, ce n'è un altro lì a sinistra. Cosa si avvicina però? No, diciamo che io... Minchia, che caga sotto. Beh, io nella vita normale non le affronterei mai quei cosi. Francamente. Va bene, anch'io. Forse ti metto la pistola. Hai capito?
Cioè, hai capito? Mi studiano. Corri, corri. Bravo. Non lo so, ci sarà un buco per passare. Ma perché il sacco di farina? Cosa serve? Ma i tipi mi seguono? Io ho un'ustione di non so quale grado sulle braccia. No, non ti seguono. Vai sulla farina, perché te l'ha fatta vedere? Magari ti cospargi di farina e ti scambiano per un pezzo di pane. Alcuni scenari sono un mix fra i classici del cinema horror, ma... come non aprite la porta. Madonna mia, ma sei bravo a scappare. No, è chiuso sicuro. La madonna. Ah, forse. E ora dove cacchio vado? Mi tirano pure delle frecce. Ma le tirano a te? Eh sì. No, vabbè, ma è troppo ansiogeno sto gioco. No, non ce la puoi fare. Lo so, immagino, non ho neanche la stessa volta. Torna nel buco. Ah, ecco, ecco, ecco. Avevo cannato prima. Ok. Bene. Minchia, buongiorno Winchester. Grande. Ma quindi Zecco hai già giocato tutto il gioco? Ma cosa fai con la farina? Ma che cazzo? Scarpe! Non te ne fai un cazzo di scarpe! No, 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 no! No! Aiuto! No, ma c'è un altro lì fuori! Qualcuno ci dia un suggerimento! Ma non è Steel che ti puoi nascondere? Ma quello c'ha una mazza. Lanciando le frecce. Ma porco zio. Aiuto. Vabbè, ma sono troppi. Zio. Va bene, ciao, taglia, finito. Ma è Madonna. Oh, Dio.
cazzo è Messner? Messner zombie. Ma sì, doveva andare così, la classica scena. No, certo, era scriptata sta scena. Mamma mia! Madonna, ma è terribile. Però almeno non gli ha mangiato l'anello. Se lo può sempre rivendere. No, più che altro, presente, cioè io una puntata del genere ha già fatto, guarda, è guarito. Ma come cazzo ha fatto, minchia? Neanche Candy Candy era così brava. No, vabbè, lo stregone. Uff. Beh, devo dire... Adesso... Cardiopalma, proprio. Faccio una... Ma è stato veramente una fase un po'... Come dire? Un po' incasinata. Ma sei stato anche abbastanza bravo, comunque, a scappare di qua e di là, insomma. Eagle. Com'è che si chiama? Eagle. Beh, faccio un veloce... Dai, raccatta tutto, barbone. Un veloce passaggio di raccattamento. Allora, adesso ricarichiamo anche questa. Nel frattempo... Ah, là c'è un'altra. Grazie. Cioè, questo c'ha una mano mangiata, una freccia nella gamba, ma corre, vabbè. Vabbè, dai, adesso non fai... Dai, vabbè, lo so, io sono un rompicazzo. Interagisci. Foto di famiglia. Interagisci? Serve qualcosa? E che sei? La foto di famiglia serve, non lo so. Ah, perché sono gli oggetti. Cranio cristallizzato, cranio cristallizzato... Resti realizzati di una creatura dai denti aguzzi. Di valore. Ah, probabilmente. Esamina. Vediamo. Esamina. Ho sentito dire che ci sia il negozio in questo gioco, quindi probabilmente lo venderei al negozio. Cioè, ti rivendi le cose che trovi? Oh. Ah, hai capito? Ho capito adesso. Quel coso lì, la farina serve a rimbambire i inseguitori. Capito? Ma ti ho detto che dovevi fermarti, perché se ti metto la farina qualcosa servirà. Sì, certo. Avevo detto che la farina era il colpo di... Hai ragione, però sai... L'arma segreta. Mi seguivano in quattro. io da qua a comodino, capito, posso giudicare. NQB, tu l'hai finito? Ma va, che finito? L'abbiamo appena iniziato insieme in Italia. Io da qua che giudico e lui da lì che gioca. Ma io non riuscirei mai a giocare a un gioco del genere, perché... Quanto è la visuale che vomiteresti dopo 5 minuti? La visuale mi farebbe vomitare, infatti così riesco perché comunque lo guardo in piccolo. E poi non ho tutta questa freddezza d'animo che ha Taglia quando viene aggredito. Io mi sarei messo in un angolo a piangere. pure in un gioco dove tutto finto mi sarei messo in un angolo a piangere. Ovviamente tu avrai giocato a quelli vecchissimi della PS1. Questo è vero, perché comunque quando ero giovane ero un gamer anch'io. PS1 e PS2 giocati. Tra l'altro mi ricordo ancora che il PS2 devo averlo tipo preso... alla sera, e l'ho giocato stando sveglio tutta la notte da solo, una roba da pazzi. È chiusa, di solito questa cosa qua... Sempre su PS1. Ma perché c'hanno l'oro attaccato alle porte di catapecchie? Perché di solito questa cosa nei Resident Evil identifica il fatto che ci vorrà la chiave con questo simbolo per aprire queste porte. Capito? Sarà una cosa del genere. Il fatto che ci sia l'oro, secondo me, è determinato... Sarà determinato dalla questione della storia. Ammazza il vecchio. Nella vita e nella morte. Rendiamo gloria. Oh, signore. Ehi. Non puoi stare qui, è pericoloso. Gloria. Ma che diavolo?
Ehi, mi hai sentito? Ah, oh, che bella donna. Il padre della bambina. Questa bambina. Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, sì. Rose, sì. È un po' rincoglionita. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Ma non mi chiudere dentro. Rose è qui. Vedi che è ovvio, man, lui? Te l'ha appena detto. Mamma, come respira? Oh. Preparati che adesso arrivano ancora. C'è da dire che questi mostri cattivi così si muovono in un modo che è molto realistico. Non sembrano dei bot. Mi è piaciuto tantissimo questa cosa che comunque mi hanno accerchiato. Cioè che prima si allontanavano, poi quando hanno capito, cioè hanno dato l'impressione di capire le mie debolezze e di attaccarmi in quel momento. Ecco, questo è... Sei un debole. Allora, poteri Lycan, ecco, leggendari lupi mannari di ere passate. Servitevi delle vostre carni, lacerate i nostri corpi. Perfetto. Quindi sembra. Ma anche no. Sembra che li hanno evocati, a giudicare da questa. Da questa scena. Insomma, una ragazzata che è finita male. In realtà è Ouja, capito? Non hai capito di Ouja. Esatto. Insomma, non so, si annoiavano e... Invochiamo i lupi mannari. Cosa? Che palle, in questo villaggio non succede mai niente. Invochiamo i lupi mannari. Intanto saluto Silvano, Chiappi, la mappa. E chiede su che macchina stiamo giocando. Vai, taglia. Su un PC? Oh, ho fatto una cavolo su un 386. No, è una. Dunque, il processore è un AMD 9500 XT. Se non sbaglio la sigla. E la scheda grafica invece è un RX. È un RTX 2080 Ti. Professionista. Però quello che vedi a schermo non è il dettaglio massimo perché. Non abbiamo voluto fare gli sboroni, diciamo. Primo e seconda cosa, Twitch neanche ci arriva, capito? Perché comunque per problemi legati alla chat abbiamo dovuto mettere a 30 frame, mentre avremmo potuto metterlo a 60 o a 120 e sarebbe stato sicuramente molto più bello. Ok, mi bastava che dicessi PC. lo so. Minchia, gli hai mandato la scheda tecnica. Per sapere, cioè. No, ma invece a me è interessato molto. Mi ricordo solo le cifre e le sigle a caso, ma fa niente. Tu continua a coltellare oggetti senza nessuna ragione. Vedi, quando vai vicino così. Allora, Zerko dice una cosa. Zekro, dice una cosa giusta. Se ci giocate al buio verso mezzanotte con le cuffie tutto spento, c'è da farsela sotto di brutto. Ma io ci credo, non è che lo dicevo prima. Se io ci giocassi da solo. Anche non al buio dovrei cambiarmi il pannolino in 5 minuti. Ma guarda, se ti piace aver paura è quello che devi fare, però. Cioè, nel senso, cioè, così come stiamo facendo io e te, così parlando, scherzando, chiaramente un po' perde, secondo me. Sei un amante dell'horror e ti piace quella sensazione lì della paura, devi fare così come hai detto te, cioè. Cuffie. Cuffie buio. Minchia, Dio capra. Offriamo questo tutelari per proteggere il villaggio e i suoi abitanti. Chi li distrugge sentirà su di sé la collera di madre Miranda. Oh.
È come se fosse il loro presepe. Cioè, questi hanno un villaggetto sfigato, ma un santuario di questo livello. E lì ti puoi fare la foto tipo a Gardaland, no? Dove metti la faccia. Sembra veramente enorme questo posto. No, ma vabbè, ma abbiamo già visitato 3000 scenari. È pazzesco quanto lavoro c'è dietro questo gioco. Cos'è sto a fare? Ok, questo guarda, te lo dico io cosa sei. Sì, sì, si attacca la mamma mia. Gli enigmi proprio da 4 soldi. Io sono un po'. Io sono un po' quello che devi criticare, ok, no? Ok, salviamo. Che dici? Salviamo, salviamo. Allora, io voglio fare una sorpresa a tutti quelli che sono qua e ci stanno sostenendo per la live. Che, no, che non c'è tanta gente. E oggi ho beccato 3 film a mercatino, 3 film a 5 euro e ve li faccio vedere in anteprima. Questi sarebbero per l'aggiornamento della collezione, ma ve li farò vedere. Se li vuoi vedere anche tu, Talia, visto che non ci sono mostri. A 5 euro. Vai. Ho trovato questo. Colpaccio totale. Che ho già. Ma siccome questa è un'edizione rara, l'ho comprata di nuovo. Colpaccio totalissimo, a 5 euro. Qui. Poi. No, no. 5 euro 3 film. Ah, questo fa parte dei 3 film. Cioè, che tipo, che in America un'edizione così costerebbe 40 euro. Ma infatti io questa è rara. Questa di Bethesda è rara. E l'ho comprata lo stesso. Perché ce l'ho già identica. L'ho ricomprata. Tra l'altro in ottime condizioni. Ma guarda, guarda cosa ho trovato qua. Allora, qua c'è. Sì. Hai trovato un DVD di Bad Taste. La Lady Dimitrescu, no, scusa. Lady Milf. Ah, ok. Questo qua invece, secondo me, quello lì col cappello è il tipo. Quello che è arrivato col martellone è quello lì. Quel tipo lì, secondo me. E lì c'è una bambolina che mi sembra. Quella della fiaba. Quella della fiaba iniziale. Della fiaba all'inizio. Vabbè, secondo film è questo. La casa 2. Ancora in. Ancora in celofanato. Ce l'ho anch'io uguale. Ancora in celofanato. E ultimo, poi torniamo al gioco. Guarda che bomba. Bomba. Ma tutti ma questi. Bomba. Questi 3, 5 euro. Perché erano 6, cioè 2 euro l'uno. Ma non avevo 6 euro e sono pure riuscito a scavallarli un euro di sconto. E sono tutte, secondo me, edizioni anni 90. Minimo. Sono edizioni che secondo me sono difficili da trovare. Quindi dopo farò una ricerchina. Solo per voi questo aggiornamento. Andiamo avanti, che abbiamo anche trovato la foto di Lady Milf. Lady Dimitrescu. E poi abbiamo visto anche quello là. Secondo me era quello lì. Secondo me era quello lì. Allora. Ho fatto provare la demo a mia sorella, prima su Xbox One, e mi ha detto. Passerei ora a vedere la carta da parati rovinata. No, hai già fatto un enigma, ma come hai fatto a indovinare, Taglia? Era veramente difficile capire questo enigma. E dai, vabbè, uno l'abbiamo messo. Dai. Ah, fortezza di là, cimitero di lì e segheria di là. Ma se io penso a come erano spigolosi e poligonosi i giochi quando ci giocavamo noi da giovani, cioè questo è qualcosa che non. Io mi ricordo, Taglia, tu ti ricordi quando dicevamo ci penserete quando i giochi saranno uguali alla realtà? Cos'è? È un feto circondato da 6 ali. Niente male. Ma devo dire che hanno un gran gusto in fatto di arte. Abbiamo battuto un record del canale, 19 persone in contemporanea che ci guardano. Non era mai successo. Basta, possiamo anche spegnere l'internet. E allora iscrivetevi, grandissimi stronzi. Dai, non offendere i poveretti. No, hai ragione, una volta che uno c'ha. In realtà sono già calati. Appena l'hai detto. Poligonosi, ma se erano quadratoni di pixel. Un quadrato, un cubo è comunque un poligono, quindi io intendo. Cos'è che hai trovato? Una? Ho trovato una mina. Una mina proprio da quelle che metti, ci metti il piede sopra e salti in aria, quella di Mine.
Bravo. Proprio quella. Proprio quella, I cassetti vuoti sono la mia ossessione. E invece tu adori dare coltellate alle cose. Oh. Attenzione. Attenzione che arrivano. Sono dei licantropi. Com'è che li ha chiamati? Guarda che sono lì. Vedi che sono lì dentro? No. Li vedi che si muovono le frecce? Si vede. Sì. Comunque dobbiamo risolvere la sta cosa dei 60 frame. Dai. Allora, questo proprio si chiama proprio trappola. Capito? Cioè, tu vieni qua. Prendi, ti arriva addosso. Voi dovete sapere che io un po' faccio come veramente nei film, l'orrore scappo. Cioè la mia tecnica per fai bene. Occhio che nelle frasche c'è il babau. L'ho visto. Ma cosa serviranno? Arrivano gli howling. Munizioni e fucile, ecco, bravo. Siccome vedo che ci sono quelli. Voi cosa dite? Passiamo per le frasche o passiamo. O ci mettiamo da questa parte? Passiamo dalla staccionata. Ma passo dalla staccionata, va. Le frasche mi sembrano molto popolate di sti cosi. Peccato che non mi fa passare dalla staccionata. Ma dai, ma non c'è il salto. Che devo per forza passare da. Che pacco! E vabbè, certo che per le frasche la tensione è più alta. Comunque devo dire che guardando te non mi viene la nausea. Anche se veramente ti muovi. È vero, non mi muovo. Ma comunque anche la guida sei così, eh. Cioè, se vengo in macchina con te di solito mi viene da vomitare. Allora, dobbiamo cercare di passare di qua. Devi andare per forza nelle frasche, dice Chiappi. Che probabilmente l'ha già giocato, da quello che ho capito. Ma la demo che cosa comprendeva? Cioè, era un pezzo all'inizio o era un pezzo più avanti? Non hai più spazio. Adesso io non voglio fare un po', sai, il classico vecchio. Ma gli zombie dove sono finiti in questo gioco? Beh, non è detto che non ci siano più avanti, eh. Però devo dire che io in realtà questa cosa la apprezzo. Nel senso che comunque perlomeno cercano di fare delle creature originali, Ah no, ma scherzo. Però un po' mi dispiace perché sono. Aspetta che però devo capire anche. Dov'è il tizio? Ma gli stai andando in bocca? E nelle cucche lo sento stravicino. Ti faccio una corsa! Porco zio! Porco zio, te lo sei ritrovato in faccia! Madonna! Quindi? Entra! Chiudi la porta! Okay. Una bella figa! Dai, che si stoppa! Cosa ci fai qui? Stai indietro! Prego, non farci del male! Tranquillo, non vi farò del male. Sono felice di vedere dirò cose normali. Ovvie. Ci sono altri sopravvissuti? No, sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde, il cancello è chiuso! Stai zitta! Non è uno di noi. Uno di noi. Non è uno di noi. Uno di noi. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No. Uno dei mostri l'ha ferito. Ha perso molto sangue. Dobbiamo entrare in casa di lui. Piano. Troveremo un modo. Restate qui. Dattena calmata. In silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello.
Gli zombie sono stati sostituiti dagli infetti. Fuggiti a casa di Luisa. Guarda che c'è la collana di aglio classico. Ci sono i vampiri. Guarda cosa voglio fare. Lolo dice che posso ammazzarli. Guarda, guarda così. No, dai, magari lo ammazzi sul serio. Solo se mi allontano mi fa. Comunque, volevo dirti una cosa importante per il gioco. Dimmi. Io l'aglio non lo digerisco, comunque. Allora, qui sarò un vampiro pure io. Lì non ti mancava tipo la manovella? Sì, mi sa che dobbiamo trovare la manovella. La manovella? No, dei soldi. Ma posso salire? Ma che figata! No, non mi fa salire. Ah, però qui scavalca. Olè, scavallato. Devi buttare la monetina. Possiamo accettare gli aiuti da casa? Sì. Potrei... Butta la monetina nel pozzo e esprimi un desiderio. Ah, devo buttare la monetina. E poco poco in overreacting. Cosa vuol dire? Scusate la mia ignoranza. Fai una donazione. Prova a donare qualcosa al dio capra. Vado lì in... Devi buttare la monetina, dici. Sì, nel pozzo. Sì, poi esprimi il desiderio. Va bene, ok. Desidero finire il gioco. Oh. Ah, ok, scusa, hai ragione. Ora ho capito cos'è l'overacting. Sì, è quando si esagera, si recita un po'. Andiamo, via libera. Presto. La tipa dice in overacting, no? È stata un po'. Te la sei presa comoda. Non c'è di che. Ma vaffanculo. Infatti, ma tu l'aiuti. Uno per una volta aiuta una risposta giusta. Cioè, gli ha risposto un po'. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Vedi, ovvio, man. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso. Non risponde nessuno. Ma il caps. Il. Vieni. Madre! Aiutami! C'è un blocco sul caps, se lo usate troppo. Dobbiamo entrare subito! Quello di faccia sembrava Giancarlo Giannini. C'ha ragione, troppo, Zack. Prova a resistere ancora un po', papà. Dai, resisti, papà. Salve! C'è nessuno? Ma dagli una scarpata alla porta. Forse una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Basta gridare, attirerai quei mostri. Julian, stai brutta calma. Cretina, lui chi è? È un amico. Stai indietro. Padre, santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. E tu? Non sei proprio uno stronzo. No, sono io. Ciao, Jezer. Julian, rendi utile e controlla i dintorni. Sembra una puntata di Beauty. C'è sempre lo stronzo nei film, no? Se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra qui. Nella notte dei morti viventi è il padre della famiglia, il stronzo, ti ricordi? Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Bentrovati a tutti, grande Jezer. Madonna, ma in che condizioni vivete, gente? È orrenda sta casa. No, anche questa è una citazione. Luisa, ci hanno aggredito di nuovo, hanno attaccato il bestiame. Di questo passo non credo che supereremo l'inverno. Ernest è sparito. Non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda ci ha abbandonati? Madre Miranda, ma chi è tipo la saggia del paese? Sì, deve essere tipo la... Gira di qua. No, io... Se non lo so io che c'è lo stronzo nei film. Siccome non sta succedendo niente,
mi metto così a guardare le foto. A fare i cazzi, farti i cazzi degli altri. Esatto. Questa è violazione della privacy comunque. Intanto ringrazio Demons777 che si è messo il segui al nostro canale. 777 come la Dark Polo Gang. Entra pure, ti stanno. Non lo so, spero di sì, perché noi amiamo la Dark Polo Gang. Cazzo succede? Uno straniero, ma... vuoi farci ammazzare tutto? Calmati, Anton. Maleducati. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Vabbè, adesso lo dici, poi quando prima però... Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Come la pagina dei sottotitoli. Invalido. Stupida. Troia. Lagnosa. E tu? Non è politicamente corretto. Entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse. E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro. Chi è che si trasforma in questo? Poveri stronzi lì fuori sono stati squartati. Lui. E domani? Quello con la gruccia o quello col macete? Domani saremo tutti morti. Ce n'è uno con la gruccia. Come il suo cazzo di marito. E zappati la bocca, Roxana. Ora basta. Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Che bello. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso devoto. I mostri ci hanno attaccato. La madre Miranda. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori. Da qualche parte. A cercare aiuto. Se l'hanno fatto a pezzi. Ecco. Ecco tutto, è in cerca di soccorsi. È un bel dramma. Per lui, per tutti voi. Buona idea. Venite. Che bombe che ho trovato, raga. Che bombe. Preghiamo, dai. Adesso vomita. Oh, altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo. Persi in tempo e eterni, perché ci affiate mani dei mani del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, perché sacrificio? Nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera. L'ho già sentita. Io non mi fido di questo. Una anziana al cimitero. Neanche io. Sai che cosa mi è venuto in mente? La vecchia strega. Quella stranza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla. E che protegga anche noi. The Wicked Man. Che cazzo stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? No! È impazzito, Come hai detto tu? Padre! Elena, no, stai indietro! Lasciami andare! Oddio! No! Dobbiamo scappare! Ma hai sparato tu? Minchia, sei troppo coraggioso. Lascialo andare. Elena. Adesso basta. Cavolata. Oh mio Dio. Mi dispiace, padre. Ehi. Ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! No! Ma sono morti tutti? Eh sì. Non avresti potuto salvarlo.
Se non le ammazzate, lasciami stare. No, secondo me è ovvio, ma è un po' sfiga. Insieme. Devo uscire di qui. Fuggi dalla casa, anche perché stai andando a poco. Adesso sai cosa fanno? Come nell'A-Team, bardano tutto il camion e sfondano la porta ed escono. Per esempio, non c'è un camion lì? Sì, però sai che non è una brutta idea. Lo fanno tipo carro armato come nell'A-Team e sfondano tutto. Se il fuoco aumenta, se sto fermo. Vi ricordate Chiquito e Paquito? Stiamo lì. È vero, è vero. Te li ricordi Chiquito e Paquito? No, chi sono? Erano due comici che facevano la parodia delle telenovelas. Ah, okay. Non te li ricordi? Erano mica, spaccavano di brutto. E facevano la parodia delle classiche scene che accadono nelle telenovelas. Guarda il furgone, vedi? Allora sì. E vai. Adesso però bisogna anche bardare il furgone, con le... Ah, vedi, questa è la cosa che dicevi prima tu. Tac. Quella, il caccia. Guarda cosa ho trovato. Ah, sai, con questo poi ci scassiniamo le serrature semplici, secondo me. Diventiamo dei piccoli pippochi. Ci sono dei peperoncini, ripigliali. Oh, sì, magari... Li butti negli occhi dei licantropi. Ah, se c'è bisogno c'è un cacciavite nel portachiavi. Ma infatti che cazzo ci fa un po' un cacciavite nel portachiavi? Boh. Ah, vedi, qui ho aumentato però il fuoco. Attenzione. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta. Allora, facciamola. C'è il frutto. Ma tu diresti mai le fiamme si propagano? Che cosa vuoi fare? Stai indietro. Con questa possiamo scappare. Oh, guarda, fai esattamente quello che hai detto te. Perché ero nel team di sceneggiatori del... Infatti io ero di quelli contrari nel momento in cui è stato deciso di dire propagano. Io avevo detto no, non facciamo dire propagano. Ma dove cazzo è, scusa? Come ha fatto a entrare dentro un furgone dentro lì? Ma no, che babbaggine. Ethan, stai bene? Sto bene. Fammi provare. Come uno che si è ribaltato col furgone. Non abbiamo più tempo. Il fuoco si propaga. Non hai mai usato, infatti mi chiede, cioè Chiappi mi chiede, non hai mai usato in un momento concitato il verbo propagare? Aggrappati, presto. Muoviamoci. Tranquilla. No, però in un momento erotico ho usato succhiami l'augello. Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io. Forse una volta fuori potrete incontrarvi. Perché siamo proprio dall'atmosfera noi. Andiamo, reggerà. È un po' inespressiva lei, ecco, tra tutti i c'è personaggi. C'è una via d'uscita. Grazie a Dio. No, ma grazie all'architetto. Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Non dire così, sono cintura nera di MMA. Laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Sangue e morte. Padre! Ecco. Elena, no! Non è lui! Non lo è più! No, è la torcia umana. Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! No. Vabbè, falla morire, dai. Resta lì! Addio! Ciao! Coraggio! Dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, non aggrappati a me! Dannazione! Ragazza arrosto. Perché muoiono sempre tutti? Ovvio, meno in un momento di riflessione io poetica. Non ce la posso fare.
Mo? Non riesco a capire. Ma non sei molto arguto, eh. No. Sa che le fiamme. Dai, esci da lì, esci. Grazie a Dio. Che bello, dai. Panorama è figo, eh. Questo posto è fottuto. Perché cazzo sta succedendo ancora? Mamma mia. Sì, con la mano mangiata, dai. Come minimo avrebbe dovuto tirare un urlo. Svenire. Esatto, cioè con la mano smangiata tira un pugno contro il muro. Prova di entrare in casa. Spazio, no, ho il cesso qua. Al cesso dove? Vediamo la porta perché siamo buttati. Ah, adesso devo tornare di là. No, ma la sedia di plastica la puoi inquadrare? È troppo figa, sono proprio le classiche sedie di plastica. Quando vai al Frizzi Lazzi, questi posti qua. Quando vai al Circolo Arci a berti il vinello da 4 soldi. Ma il 7 lo avete giocato? Perché da quello che ho capito questo è il seguito. Sì, sì, l'ha giocato Taglia. Se vuoi dire qualcosa. Vabbè, quando finiamo questo, se ci va bene, possiamo giocare quello. Cioè, a ritro, andiamo all'indietro? Bello, bello. Ma anche lì si propagano le fiamme. Sì, di brutto. No, abbiamo trovato l'altro medaglione. Ecco. Cos'è successo? La Peppa. Pari. Cos'è, Giambellino? Oh. Che succede? Basta! Madre Miranda! Ehi! La Peppa. Madre Miranda ha una risata molto sexy. Chi era? Madre Miranda. Ma la della monetina del pulso era... Sì, comunque è il seguito per rispondere alla domanda. Era una buttad o... Eh? Una buttana? No, no, non si buttava. Ma buttala! Ma non ce l'ho la monetina, cioè... Te la sei già giocata, l'hai messa nel videopoker. Vediamo se i cacciaviti funzionano. Butta la monetina. Tu in un pozzo non butti le monete. Sì, ma no, cioè... Vai, usa. Usa, non c'è monetine da usare. Ma scusa, non le hai raccolte? Ma se non l'hai in alto, vedi, le tutte. Sei il solito Mariolo, ti sei giocato le monetine. I lei. Intanto ci tengo a far vedere che Chiappi ci ha mandato... Ho mandato la sua sedia di plastica uguale a quella del gioco. È identica. Un bel adesivo Peroni. Ma tra l'altro ti scopiazzo dietro ai Master. Grandissimo uomo. C'hai i Masters. Grandissimo. Anch'io ho i Master. Li ho dati a mio figlio per giocare, però. Già, che adesso facendo un po' di... Intanto... Mentre Taglia esplora, io faccio vedere per chi non c'era prima che oggi a 5 euro ho comprato queste tre figate. 5 euro. The Taste, la casa ancora in celofanato, la casa 2 e le colline hanno gli occhi. Tra l'altro alcuni ce li ho già, la casa 2 ce l'ho in Blu-ray, mi sembra. Però io quando trovo ste robe a pochissimi euro... Ma poi il celofanato tirano il celofanato. Ma è un... No, certo che lo tengo in celofanato. Ma poi io credo di avere anche il Blu-ray, quindi l'ho preso proprio perché non si può lasciar lì. Ma quel cadavere, il tipo che ha ammazzato la tipa non c'è, eh? Ah, qui c'è il trattore. Col trattore in tangenziale? Oh. Adesso che abbiamo il cacciavite, molto probabilmente potremo aprire... quei bei cassettini. Cosa fai con gli scarti arrugginiti? Secondo me si combina per fare delle robe, tipo... Magari puoi costruire qualcosa per il pozzo? No, secondo me ci fai... Vedi, polvere da spare, scarti arrugginiti, fai le munizioni. Ah. Mi sembra un po' difficile fare delle munizioni così, però... Beh, non è così... Chiudiamo un occhio, dai. Anche tra l'altro sono per la pistola che carichiamo.
In più con due dita in meno, tra l'altro, le fa queste cose. Sì, certo. E oltretutto non soffre per niente per queste due dita in meno. Allora, di qua, se non vorrei continuare a tornare sempre nei stessi posti, però... Voglio anche non lasciarmi indietro, essendo un survivor horror. Ma noi fino a... Ti faccio una domanda scomoda. Noi fino a che ora giochiamo? Fino alle 8:30. Ah, ok, mancano 6 minuti alle 8:30. Va bene, adesso tanto... Ah, se vuoi possiamo anche finire qua, perché... Ma c'è un modo di salvare? Come succede adesso che stacchi e basta? Hai ragione, dobbiamo trovare un altro save point. Dove era il save point? L'ultimo che abbiamo trovato era... Tra l'altro... Vabbè, allora, io approfitto... Tornata alla veccia. La morte... Ah. Sì. Ma non puoi spararmi? La morte è giunta per tutti loro. Mi sparo? No, no, dai, no, dai, poi lo spreco. Ah, sai cosa facciamo adesso? Andiamo. Forse qua dentro c'era una macchina da scrivere, eccola qua, dai. Grande. Salviamo. Intanto che salvi, dico a tutti quelli che sono in live che rigiocheremo, continuiamo a giocare a questo gioco, lo finiamo. Abbiamo, quindi... abbiamo trovato l'altro medaglione, quello grosso, da mettere nella porta. Quindi la prossima volta ricominciamo. Beh, andiamo avanti. Da qua e apriamo quel portone là. Grande. Allora tu facciamo praticamente tutte le domeniche, poi vediamo con le variabili che ci sono, cerchiamo di finire il gioco, perché mi sembra anche giusto, e poi vabbè, insomma, cazzeggiamo, diciamo le nostre cazzate. Perfetto. E vediamo di riuscire a finirlo. Perfetto. Niente, oh. È stato molto bello. Stacchiamo, è stato molto bello, ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima, dai. Grazie. Grande, ciao ragazzi, grazie per aver fatto compagnia in chat e ci vediamo alla prossima. Devi staccare tu. Sì, adesso stacco subito. Ciao. Ciao.